Buonasera a tutti, io sono Renata Zali, vicepresidente dell'Associazione Malattia di Alzheimer di Reggio Emilia e porto i saluti di Simonetta Cavalieri, la presidente che non è con noi oggi. Vi ringraziamo della vostra presenza qui e soprattutto della presenza della professoressa Giovanna Zamboni. Abbiamo il piacere di proseguire i nostri webinar che hanno lo scopo di sensibilizzare le persone riguardo alla demenza e quindi ci sentiamo molto onorati della presenza della professoressa Zamboni, anche perché è locale, e quindi ecco, professoressa della presso Unimore a Modena, però è reggiana e quindi ci sentiamo molto onorati di averla con noi. Sappiamo che ha vinto un premio importante, in pratica ci sentiamo onorati se questo European Research Council è arrivato a Modena e Reggio, quindi aver avuto la possibilità di avere un premio così importante per la ricerca riguardo alla malattia di Alzheimer o di altre forme di demenza. Pensiamo quanto sia importante la ricerca, e averla vicino a casa la sentiamo ancora più importante. Quindi possiamo dire che lo scopo della nostra associazione è quella di far sentire le persone che le persone che hanno demenza e le loro famiglie la nostra vicinanza, ma la nostra vicinanza è anche sensibilizzare un territorio che comprenda, che sia amichevole, che accompagni la demenza e non veda solo la malattia, ma che non perdiamo di vista che sono le persone che sono affette. Quindi teniamo davanti a noi questo e ci fa molto piacere pensare che ci sia la ricerca, quanto sia importante. E quindi ringrazio in modo particolare Giovanna Zamboni. Teniamo presente che potete fare delle domande. Alla fine la professoressa risponderà alle vostre domande. Le trovate, domande e risposte, in pratica in basso, e potete in pratica cliccare sul link e porre le vostre domande. Vi ringrazio della vostra presenza e do la parola alla professoressa Zamboni. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Quando parlo con un pubblico che comprende pazienti o persone affette da una qualche forma di disturbo cognitivo e i loro familiari e le associazioni, sto bene di stare parlando di cose che voi toccate con mano ed esperite sulla vostra pelle. E quindi sappiate che è con molta delicatezza, ma soprattutto con molta umiltà che mi ci avvicino a questi argomenti e magari spero di dare una prospettiva su come funziona il cervello che in qualche modo anche indirettamente vi possa dare beneficio, vi possa aiutare. Andiamo subito su qual è il problema. Il problema di cui parliamo oggi lo capiamo da queste due vignette, ho tradotto dall'inglese, quindi un po' un italiano brutto. Questo Barry dell'Alzheimer Society Forum, l'avevo trovato già nel 2017, questa frase, dice: "Sono trascorsi ormai quasi 9 anni dalla mia diagnosi e ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, anno diventa un po' più difficile per me svolgere semplici, normali attività quotidiane. Eppure alcuni di noi, lui compreso, riescono ancora a scrivere di come questa terribile malattia colpisce noi e il nostro coniuge. Questo per me è uno dei misteri più grandi di questa malattia. Com'è possibile che alcuni di noi perdano la consapevolezza della loro condizione in modo estremamente rapido, senza rendersi conto che è successo, mentre altri come me hanno ancora questa sensazione quotidiana di sapere, di consapevolezza di avere la demenza?"
E questo nello stesso forum, no, un altro forum dell'Alzheimer Association, ma beh, in italiano ne troveremo tantissimi di esempio, dice, la visione del mondo della mia mamma, non c'è nulla che non va, lei è mentalmente perfetta, lavora sotto tutto il giorno, fa il giardinaggio, fa le pulizie, sono sbalordita, e questa di nuovo la figlia che dice, sono sbalordita da come qualcuno incapace di fare la doccia possa effettivamente credere di essere ancora pienamente competente mentalmente. Lei vede tutte le mie carenze ma non riesce a percepire i propri errori. E questa cosa mi tiene sveglia la notte, se non trova qualche cosa è certa che l'abbia buttata via io. E come fa a saperlo? Perché mi ha visto e ne è totalmente convinta. Qualsiasi tentativo di protesta da parte mia è considerato una bugia. Lei sa di avere ragione e chi sta mentendo sono io. Ecco, questa non consapevolezza di avere difficoltà cognitive è proprio un sintomo neurologico che si chiama anosognosia. Ed è un problema, e soprattutto perché può ritardare la diagnosi, perché se una persona non crede di avere alcun disturbo, non va dal medico o non accetta di andare dal medico quando magari gli altri glielo suggeriscono o provano a farglielo capire. Se riceve una diagnosi poi non vuole prendere le medicine o non vuole fare tutti i trattamenti non farmacologici che magari sarebbero indicati, e si può mettere più facilmente a rischio, magari pensiamo all'esempio della guida, che è quello più eclatante, ma anche quello dell'uscire da soli e quindi il rischio di perdersi nelle persone che sono nelle fasi un pochino più avanzate. Il burden, il carico sul caregiver è fortissimo, perché immaginiamoci, e alcuni di voi sono certa lo sappiano benissimo, prendersi cura di una persona che non crede di avere bisogno, quando in realtà ha bisogno, è estremamente difficile, estremamente frustrante, per cui ci sono degli impatti, degli effetti importanti anche su quella che è la relazione fra il caregiver e il paziente, che fra la persona affetta e la sua famiglia. E la qualità di vita è abbassata non solo per la famiglia, ma per il paziente stesso, che non si sente capito, che non riesce a parlare la stessa, a mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Eppure, essendo così impattante come disturbo, è un sintomo che alcuni chiamano la Cenerentola, e Cinderella, la Cenerentola dei sintomi neurologici, perché non è strettamente necessario ai fini della diagnosi di demenza, non è un sintomo facile da misurare da parte dei medici, perché comunque richiede un tempo lungo da passare anche con un confronto un po' più lungo, non solo col paziente ma con il caregiver. Ed è, rispetto per esempio al sintomo memoria o il sintomo linguaggio, è stato relativamente poco studiato fino ad oggi, anche se poi oggi vedrete che tanti studi sono stati fatti, però a confronto di altri sintomi, altri problemi che le persone affette da demenza hanno, forse questo, che però ha un impatto così tanto sulla loro vita quotidiana, è poco studiato. Quali sono i numeri dell'anosognosia? Nelle persone affette da demenza, ogni forma di demenza, a seconda degli studi, dal 60 all'80%, di solito consideriamo 2 persone su 3 hanno questo tipo di disturbo, più ad un certo punto lo sviluppano nella loro progressione di malattia. Nell'Alzheimer alcuni primi studi hanno detto che era addirittura un pochino più frequente, maggiore dell'80%, e alcuni studi già di 20 anni fa dicevano che anche nei pazienti con le forme iniziali di decadimento cognitivo, quelle che a volte indichiamo come mild cognitive impairment, e che il cui acronimo MCI, cioè MCI, e vi chiedo di tenerlo presente, perché più tardi nella presentazione lo useremo questo acronimo, e si riferisce di fatto a una fase di predemenza, circa il 60%. In uno studio di cui dopo vi parlerò, noi abbiamo trovato che una forma lieve, di poca consapevolezza, magari poi insistendo effettivamente un filino di consapevolezza c'è, ma una forma lieve di poca consapevolezza di malattia ce l'hanno addirittura più del 90% delle persone affette da demenza.
non è chiaro ad oggi come il sintomo cambi con la progressione di malattia. Cioè, se immaginiamo le malattie neurodegenerative che causano demenza, fra cui l'Alzheimer, come una cosa che inizia e che pian piano nel tempo peggiora e man mano peggiora, dà sempre più sintomi, si è visto che nelle fasi anche iniziali, quindi di MCI, di predemenza, quelle persone che hanno la nosognosia poi hanno un maggior rischio di progredire più a breve verso, diciamo, un peggioramento cognitivo tale da classificarlo come demenza, ovvero il disturbo cognitivo è talmente grave che inficia le attività della vita quotidiana della persona. Addirittura degli studi più recenti, dopo che abbiamo iniziato ad usare nella diagnosi i biomarcatori, cioè abbiamo iniziato a misurare o le proteine del liquido che circonda il sistema nervoso centrale, oppure delle tecniche di risonanza che ci permettono proprio di misurare l'ippocampo, che sono le strutture un pochino più facilmente danneggiate. Tutti questi si chiamano biomarcatori, cioè delle misure a supporto del fatto che sotto c'è la patologia di un certo tipo, nel nostro caso per esempio della malattia di Alzheimer. Bene, da quando si utilizzano nella diagnosi questi biomarcatori, si è visto che i pazienti con MCI dovuto, sotteso da patologia di Alzheimer, hanno più alterati questi marcatori, e quindi è come se fossero forse in uno stadio più severo di malattia. Tuttavia, quando si mettono insieme tutti i pazienti diversi, essi ognuno con un proprio grado di severità di malattia, misurato per esempio da uno score come, non so, il Mini Mental, che è quello che facciamo molto spesso nei nostri ambulatori di neurologia cognitiva e che probabilmente che molti di voi hanno conosciuto. Comunque, se misuriamo ogni persona, diamo un numero di severità di malattia con uno di questi test e misuriamo la nosognosia, non è che ci sia una chiara relazione che chi è più grave è necessariamente più anosognosico. E perché? Perché alcune persone, comunque, come Barry, rimangono consapevoli anche nelle fasi avanzate, altrettanto delle persone, altre persone invece fin da subito perdono la consapevolezza di malattia. Quindi, se seguiamo un singolo paziente nel tempo, effettivamente la chance che la nosognosia, se presente, peggiori c'è, però non tutti poi la sviluppano mai addirittura. Questo è uno studio che abbiamo fatto con i miei colleghi molto recentemente, l'anno scorso, in cui abbiamo confrontato abbiamo studiato un gruppo di circa 148 pazienti con varie forme di demenza. La più rappresentata era la malattia d'Alzheimer, che è qua in blu, seguita dalla demenza frontotemporale in viola, seguita dalla demenza corpi di Lewy in verde. Di fatto questo rappresenta quello che sappiamo, cioè la relativa frequenza delle diverse cause di demenza. Però quello che abbiamo voluto fare, li abbiamo divisi in early onset, cioè esordio dei disturbi cognitivi prima dei 65 anni, quindi una demenza precoce, e late onset, LOD, cioè la diagnosi di demenza, i sintomi si sono sviluppati dopo i 65 anni. Avevamo lo scopo di abbiamo usato una scala per misurare la nosognosia, che è molto semplice, è compilata dal clinico, dal neurologo, geriatra, neuropsicologo che vede il paziente su diversi domini, per esempio se è consapevole dei propri disturbi cognitivi, comportamentali, sull'effetto funzionale che questi hanno e della diagnosi. Comunque è una misura abbastanza veloce. E poi abbiamo anche misurato i disturbi comportamentali che con una scala che si chiama Neuropsychiatric Inventory. Comunque, volevamo vedere la nosognosia nelle varie forme di demenza e anche confrontarla fra i giovani, cioè quelli con esordio precoce e quello più dopo i 65 anni.
E quello che abbiamo trovato è che i livelli di anosognosia non sono diversi fra i pazienti con esordio precoce o con esordio tardivo. E invece quello che abbiamo visto è che nello stesso paziente c'è una tendenza ad aumentare la severità dell'anosognosia nel tempo. Un'altra cosa che abbiamo visto, adesso vi spiego questo grafico, è che guardate, in blu sono i late onset dopo i 65 anni, in rosso l'early onset, cioè l'esordio dei sintomi cognitivi prima dei 65 anni, e vedete che ci sono alcune, e vedete che non sono diversi in ogni gruppo di malattie: l'Alzheimer, la demenza frontotemporale, la malattia a corpi di Levi, non sono diversi il blu e il rosso, sono circa allo stesso livello, però per esempio nella demenza frontotemporale la nosognosia è maggiore, la non consapevolezza di malattia, e questo è prima, circa a distanza la prima volta che sono venuti nel nostro centro, e poi il dopo è il momento in cui li abbiamo reclutati, che era circa 3 anni e mezzo dopo. E vedete per esempio i pazienti con l'Alzheimer che la nosognosia, cioè la severità della nosognosia, è aumentata. Da questo punto, mi confermi Renata che vedete la mia freccetta, la vedete? Da questo punto a questo punto, quindi in generale sia nei giovani che negli anziani la nosognosia peggiorata nel tempo. Poi l'altra cosa che abbiamo notato è che sì, era più frequente nella demenza frontotemporale, ma quello che distingue è la presenza, diciamo, di un disturbo, di una forma di demenza, sia essa la demenza frontotemporale o la malattia di Alzheimer, che ha un esordio comportamentale, cioè un esordio che noi sappiamo, invece che iniziare con disturbi di memoria, inizia con un cambiamento della personalità, una difficoltà a pianificare, a mettere insieme le cose, che è tipico del, e con disturbi del comportamento, quindi una maggiore irritabilità o una maggiore disinibizione. Questi sintomi comportamentali e anche la difficoltà di pianificazione e giudizio noi li associamo spesso alla parte più anteriore del nostro cervello, che sono i lobi frontali, che sono quelli più squisitamente umani, quelli anche importanti per il comportamento sociale e che hanno un'evoluzione filogenetica infatti più recente, cioè sono i lobi frontali che ci distinguono di più in termini di cervello da quello che è il cervello degli animali. Beh, se guardate praticamente i pazienti sia Alzheimer o per esempio con la demenza frontotemporale, con la variante comportamentale o con la malattia di Alzheimer ad esordio dei lobi frontali, quindi si chiama a volte Alzheimer disesecutivo o Alzheimer comportamentale, è una forma un po' più rara insomma rispetto alla manifestazione che inizia con i disturbi di memoria, beh, questi due sono le forme che avevano maggiore anosognosia. Quindi un'altra cosa che abbiamo trovato è che la presenza di anosognosia nella prima valutazione, cioè la prima volta che erano venuti, era poi associata, prediceva lo sviluppo di disturbi comportamentali a 3 anni di distanza, 3 anni e mezzo di distanza. E questo soprattutto perché prediceva, cioè di tutti i disturbi comportamentali che vengono misurati con la scala che abbiamo usato, che è la Neuropsychiatric Inventory, era soprattutto la apatia quella che era associata alla presenza di anosognosia, come se la non consapevolezza di malattia poi comportasse nel tempo, questa è una delle spiegazioni che ci siamo dati, un maggiore disinteressamento in quello che è che ci circonda. Quindi è come se invece essere consapevoli almeno ci preserva da diventare più apatici, più distaccati, più disinteressati. Un'altra spiegazione è che la nosognosia e l'apatia entrambe hanno probabilmente un'origine dai lobi frontali e semplicemente era, diciamo, minore severità di coinvolgimento dei lobi frontali da la nosognosia e maggiore severità l'apatia. Quindi, per quanto riguarda i dati, diciamo,
gli associati comportamentali e cognitivi, oltre a noi che abbiamo appunto trovato un'associazione con l'apatia, che altri anche avevano trovato, alcuni hanno trovato che maggiore è la nosognosia, maggiore è l'agitazione, ed alcuni invece hanno trovato, ma qui sono dati molto contrastanti, che più si è consapevoli, più si è depressi, ma questo poi non è stato confermato da tutti gli studi, per cui l'associazione con la depressione inversa, cioè nel senso che più si è nosognosi con meno sei depresso, non è del tutto certa, anche se verrebbe da pensare che forse ti protegge essere non consapevole, quasi come se ti proteggesse da quella che è la depressione secondaria dovuta alla consapevolezza di malattia, ma questo non è proprio chiaramente dimostrato. Invece quello che si è visto è che la nosognosia è associata sia alla severità di quelle che sono le funzioni esecutive, cioè la capacità di giudizio, di pianificazione, la capacità di multitasking, che sono tutte quelle fatte principalmente dai lobi frontali, e di cui dicevamo prima, ma anche la nosognosia, alcuni hanno mostrato che è associata alla severità del disturbo di memoria. Alcuni neuropsicologi hanno addirittura creato un modello cognitivo, no, della nosognosia, distinguendo una forma primaria in cui c'è proprio un danno diretto ad un sistema che è responsabile per la consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi, come se ci fosse un'area cerebrale dedicata, e da forme secondarie di non consapevolezza, di anosognosia. Queste forme secondarie dovute o a un disturbo di memoria autobiografica, per cui viene meno quel magazzino in cui manteniamo le informazioni che riguardano noi stessi, o un danno a quello che potrebbe essere un sistema di aggiornamento che fa il controllo e il paragone fra come ci comportiamo, fra gli effetti del nostro comportamento e quello che noi sappiamo di noi stessi. E se denota un mismatch, allora aggiorna quello che è il sistema metacognitivo di consapevolezza. Se c'è un danno al sistema di confronto, di fatto si chiama nosognosia esecutiva, cioè secondaria a un deficit delle funzioni esecutive. Scusate, ok. Molto, in molti, me compresa, abbiamo voluto cercare da dov'è che viene la nosognosia nel cervello. Un po' lo abbiamo voluto cercare perché nella demenza, scusate in questo caso, perché ci sono altre forme di anosognosia nei pazienti che hanno subito uno stroke, per esempio, e lì c'è una chiara corrispondenza fra dove è la lesione nel cervello e dove è la non consapevolezza. Per esempio, i pazienti con lesioni emisferiche destre perdono il controllo del movimento degli arti di sinistra. Questi pazienti, pur essendo emiplegici, cioè incapaci di muovere gli arti di sinistra, non riconoscono di avere un disturbo, cioè dicono di essere in grado completamente di muovere la mano, anche se insistendo. Ecco, in questo caso si parla di anosognosia per emiplegia, e in questo caso c'è una chiara associazione lesione emisferica destra, anosognosia per l'emiplegia che poi si ha a sinistra. Quindi un po' su questa scia, un po' perché come neuroscienziati cognitivisti vogliamo sempre scoprire da dove ogni sintomo viene nel cervello, sono stati fatti tanti studi che cercavano di associare il grado di, nel caso della demenza, non è che c'è una lesione netta come uno stroke, per cui si usano delle tecniche che ci permettono di misurare, no, quanto è il volume residuo della sostanza grigia, per esempio, e permettono poi di confrontarlo fra diversi pazienti. Allora, nel 2012 fece uno studio, una revisione, per vedere tutti gli studi che fino ad allora erano stati fatti, che avevano associato una certa parte del cervello a disturbo anosognosia. E quello che trovai furono risultati molto eterogenei, praticamente tutti questi pallini gialli e rossi erano risultati di diversi studi.
Quindi iniziai lì, e fu una delle prime volte in cui si iniziò a parlare di, invece che parlare di una chiara area associata con la nosognosia, forse abbiamo da iniziare a, nella nosognosia, scusate, nei pazienti con demenza, questa revisione era invece proprio solo sugli studi sulla nosognosia nei pazienti con demenza, e iniziamo a pensare che forse invece di parlare un'area responsabile della nosognosia nella demenza, è meglio iniziare a parlare di networks. Networks vuol dire reti, no? Reti di aree diverse che lavorano probabilmente insieme e che sono quindi responsabili della preservata consapevolezza. E quello che iniziamo a vedere erano che c'erano delle aree, queste aree, in particolare la parte, scusate, io adesso d'ora in poi vi farò vedere i cervelli tagliati in modo diversi o assialmente o longitudinalmente, per far vedere di fatto parti diverse del cervello. E, ma voi ascoltate quello che dico, non c'è bisogno di, a seconda della vostra, insomma, grado di approfondimento, non c'è bisogno di capire esattamente dov'è il pallino, era solo proprio per dirvi che queste aree si erano anche trovate in controlli sani quando facevano degli esperimenti di risonanza magnetica funzionale, e dopo vi faccio vedere che cosa vuol dire, in cui le persone senza disturbo cognitivo erano facevano dei compiti di introspezione, per esempio, in cui dovevano riflettere su se stessi o riflettere su proprie caratteristiche. E quindi si iniziò a capire che, ok, parliamo di networks, e probabilmente di networks in cui ci sono tanti correlati all'introspezione. Ora, uno dei motivi possibili anche del fatto che c'erano tanti risultati diversi era il fatto che nel paziente con decadimento cognitivo non è facile misurare la nosognosia. Com'è che la misuriamo? Allora, una delle possibilità è far fare dei questionari, una forma identica di un questionario, farlo compilare sulle capacità della persona, farlo compilare sia al caregiver sia al paziente, e poi dopo fare una sottrazione, fare un confronto fra i due. Quindi questi si chiamano discrepancy scores, o comunque le differenze. Un altro è semplicemente farlo giudicare dal medico o dal neuropsicologo o dall'infermiere o il terapista, chiunque abbia incontrato il professionista sanitario che abbia incontrato il paziente, che sia stato in contatto col paziente, oppure quello che si può confrontare è chiedere al paziente, dopo che ha fatto un disturbo, dopo che ha fatto un test cognitivo, chiedergli come è andato, quindi confrontare quella che è l'opinione col paziente con la sua performance su quel test cognitivo, e anche lì trovare una specie di misurare quella che è la discrepanza. E questa era stata un po' la conclusione, che forse le aree coinvolte nei meccanismi alla base della nosognosia forse dipendevano dal modo del metodo di misurazione della nosognosia. E quindi, insieme alla mia collega Tondelli, che forse è in ascolto, decidemmo di fare uno studio, e altri coautori ovviamente, decidemmo di fare uno studio che proprio confrontava diverse misure di anosognosia e andava a vedere se i correlati neuroanatomici che venivano considerando diverse misure di diversi metodi di misurazione erano di fatto gli stessi. E qui usammo le risonanze magnetiche strutturali, cioè le risonanze magnetiche che si fanno normalmente quando si fa una risonanza magnetica, in cui si va a vedere la forma, l'anatomia del cervello, con delle tecniche un po' complicate che permettono di confrontare diversi pazienti, una in particolare si chiama voxel-based morphometry, si ottiene una misura di quella che è la densità che è specifica per la regione, e la si può mettere in correlazione alla misura di non consapevolezza specifica di ogni paziente. Adesso, detto così, è un po' ostico, però voi immaginate che queste aree trovate in arancioncino, giallo, erano quelle in cui tanto più il paziente era non consapevole, quindi anosognosico, tanto più erose dalla malattia erano quelle aree. E quindi è interessante notare come veniva fuori, scusate, sono in convenzione neuroradiologica, quindi quello che vediamo a sinistra è la destra del paziente,
Fu interessante notare che era proprio l'ippocampo in particolare di destra, che era associato con la maggiore anosognosia misurata sia dalla QD, che è questo questionario di differenza caregiver-paziente, sia dalla CIRS, che è invece l'opinione del clinico. Un'altra, utilizzando il confronto fra l'opinione del paziente e la sua performance, oltre all'ippocampo di destra venivano fuori anche delle aree specifiche, per esempio a seconda del test, se per esempio era un test di memoria visospaziale veniva fuori il cingolo posteriore, che è un'area che si sa essere, che si sa essere coinvolta nel essere importante per la memoria visospaziale, oppure se, se era un test riguardante le funzioni esecutive, come per esempio lo strupo o il FAB, allora l'area era più frontale. Tanto peggiore la nosognosia misurata con questo metodo, tanto più era l'atrofia dove in aree in cui si sa che il paziente deve essere, sono importanti per l'esecuzione di quel compito. Ma oltre alla risonanza magnetica strutturale, che è quella che facciamo normalmente quando facciamo una risonanza in ospedale, ci sono dei modi che permettono di guardare non solo la forma del cervello, ma anche come funziona, come si attiva. E uno di questi è la risonanza magnetica funzionale associata a compiti specifici, la cosiddetta task-based, no? Associata al compito fMRI, functional MRI. Praticamente, mentre il paziente sta facendo la risonanza, invece di stare lì fermo con uno specchietto e con un video ai suoi piedi, con lo specchietto riesce a vedere il video, gli si fanno fare dei compiti. Scusate, non sono riuscita a cambiare la traduzione, task in inglese vuol dire compito. Quindi per 20 secondi fa un certo compito, che è leggere magari alcune parole, poi sta fermo, poi c'è un altro compito B e così via. Dopo, misurando quello che faceva, quelle che sono le attivazioni cerebrali durante quando il paziente stava facendo il compito A, e poi togliendogli, si fa proprio una sottrazione quasi, no? Matematica, le aree che si attivavano mentre faceva il compito B, noi riusciamo ad individuare quelle che sono le aree specifiche per il compito A che supponiamo fosse di nostro interesse. E dal comportamento riusciamo quindi a capire l'attivazione, quindi riusciamo a mettere in contatto com'è che funziona il cervello da quello che vediamo nel comportamento del paziente. Allora, questo è un esperimento che facemmo su pazienti che avevano la malattia di Alzheimer, una demenza nella forma nello stadio di demenza, con un gruppo di pazienti che invece erano nello stadio MCI di predemenza e un gruppo di controlli. Quello che gli chiedevamo durante lo scanner, quello che dovevano fare era, tramite lo specchietto e video, gli facevamo vedere delle frasi che erano delle domande tipo: sei alto? E il paziente doveva rispondere sì o no. Sei irritabile? Il paziente doveva rispondere sì o no. Ti dimentichi facilmente? E il paziente doveva rispondere sì o no. Poi tutta una serie quindi di domande riguardo se stesse, ma poi dopo un po' di tempo, gli facevamo rispondere le stesse domande in riferimento a una persona che loro conoscevano bene, solitamente era il caregiver. In questo caso il caregiver si chiamava Ellen, allora noi gli chiedevamo: come Ellen, è irritabile, si dimentica facilmente, è alta, e così via. Per tante volte gli chiedevamo delle domande riguardo se stessi e riguardo l'altro, quando l'altro era qualcuno che conoscevano bene. Intanto, mentre loro erano nello scanner, a Ellen o all'altro, al caregiver, chiedevamo le stesse cose, chiedevamo di fare le stesse domande, di rispondere le stesse domande. Sei alta, Ellen, tu, in riferimento a se stessa, ma anche in riferimento al paziente che era dentro lo scanner. Quindi, confrontando le risposte di Ellen con le risposte del paziente, riuscivamo a capire qual era la discrepanza fra loro due. Allora, e poi riuscivamo a capirlo quanto era la discrepanza quando uno sta pensando a se stesso o quando sta pensando all'altro che conosce bene. E come vedete, anche per i controlli c'era circa un 20% di discrepanza. Immaginiamoci,
Io immagino mio marito direbbe sicuramente delle cose che non penso di me stessa, e quindi una certa discrepanza c'è comunque. E stessa cosa era per il gruppo della predemenza. Quello che a noi fece specie, che ci sorprese un po', è che i pazienti con l'Alzheimer, quando dovevano giudicare l'altro, avevano lo stesso grado di discrepanza che avevano anche i controlli. Quello che invece non erano, cioè la discrepanza aumentava tantissimo quando dovevano giudicare se stessi. E quindi quello che riusciamo, quello che si riesce a vedere con la risonanza magnetica funzionale è che praticamente i controlli, sia durante la condizione self, se stesso, mentre stavano vedendo se stessi, no? Stessa cosa anche i pazienti con la predemenza, quando guardavano, sia che guardassero, se, che rispondessero domande riguardo se stessi, sia che rispondessero domande riguardo il loro caregiver, Ellen, nell'esempio di prima, attivavano questa area, che è un'area frontale mediale. La attivavano anche i pazienti con l'Alzheimer quando stavano giudicando Ellen, nell'esempio di prima, o comunque tutti i pazienti, ogni paziente quando giudicava l'altro, il proprio caregiver, riusciva ad attivarla quell'area. Quello che non riusciva a fare, non l'attivava, o comunque molto meno, i pazienti con l'Alzheimer, quando specificatamente quando dovevano pensare a se stessi. E questa deattivazione, cioè tanto meno attivavano quest'area, tanto più alto era il loro grado di anosognosia misurato con quel questionario di discrepanza fra caregiver, quello che chiamiamo ADQ. E quindi concludemmo che l'anosognosia nella malattia di Alzheimer è associata a un malfunzionamento della corteccia prefrontale mediale, che forse potremmo iniziare a pensare, potrebbe essere la sede del sistema di quel sistema metacognitivo di consapevolezza di sé, cui ce ne avevamo prima. Ci sono pazienti con anosognosia che però non si mettono a rischio, oppure, cioè, dicono di non avere nessun disturbo di memoria, per esempio, dicono di essere cognitivamente perfetti, però hanno deciso per qualche motivo di smettere di guidare. Non perché dicono no, perché adesso faccio fatica ad orientarmi o perché non mi ricordo più, ma no, non mi piaceva più guidare, non mi piace più la mia macchina oppure non mi trovo bene. Oppure ci sono dei pazienti sempre che, insomma, se gli chiedi esplicitamente, ma lei crede di avere dei disturbi di memoria? Dicono no, assolutamente la mia memoria è perfetta, ma sa con l'età, dicono così di solito, no? Sa con l'età, è normale, ma è uguale secondo lei rispetto a quella delle persone della sua età, le sue difficoltà? E loro dicono sì, sì, è proprio dovuta all'età, non credo di avere nessun disturbo. Però magari se, e ci sono stati esperimenti non fatti da noi ma da altri, che a queste persone che quindi sono esplicitamente, chiaramente non consapevoli, cioè anosognosiche, se gli si fa vedere dei filmati in riferimento a delle persone con la demenza, cambia la loro conduttanza, cioè hanno una reazione emotiva che si può misurare con la conduttanza cutanea, o anche un'espressione facciale, o si commuovono di più. Insomma, è come se, anche se dicono di non avere alcun disturbo cognitivo esplicitamente, implicitamente, in qualche modo, siano consapevoli. E allora c'è chi ha ipotizzato l'idea di due meccanismi, di due strade di consapevolezza. Una esplicita, che è quella che per esempio avevamo indagato prima nel nostro esperimento, in cui chiedevamo esplicitamente al paziente: credi di avere disturbi cognitivi? Credi di essere... Cioè, ma una potrebbe invece essere implicita. Allora, la mia collega, dottoressa Tondelli, durante il suo dottorato fece un esperimento di risonanza magnetica funzionale, quindi quello che guarda alle attivazioni, quindi chiedeva ai pazienti di fare un compito dentro lo scanner, piuttosto impegnativo, ma che ha dato dei bei risultati. Quello che Manuela chiedeva di fare era, mentre il paziente era dentro lo scanner, doveva leggere delle parole.
e dire che, di che colore fosse scritta, in che colore fosse scritta la parola. Lo chiamiamo strupo emozionale per gli addetti che stanno seguendo. Ma alcune parole erano sì neutre, come mela o libro. Altre parole erano invece, queste qui sulla destra, associate alla malattia. Quindi erano parole come demenza, come dimenticare, e altre parole, che era pure quella una condizione di controllo, erano parole con valenza negativa, tipo guerra o bomba. E misurando, diciamo, le attivazioni, no? cerebrali e anche i tempi di reazione, no? quanto ci mettevano, si poteva vedere, Manuela e i collaboratori che parteciparono allo studio cercavano di cogliere quella che è la consapevolezza, un meccanismo di consapevolezza implicito, perché qua non stavamo chiedendo ai pazienti credi di avere la demenza, no, quando leggevano la parola demenza doveva solo dire che colore era scritta, però se avesse avuto una valenza emotiva, allora probabilmente la sua risposta sarebbe stata più lenta e poi volevamo vedere quali erano le loro attivazioni. Allora, quello che trovò Manuela fu che, poi abbiamo recentissimamente pubblicato, di fatto questo è uno studio che sta uscendo adesso, che praticamente quando faceva il confronto fra le parole connesse alla malattia, connesse alla demenza, rispetto alle parole negative, nei pazienti consapevoli rispetto ai pazienti non consapevoli, si attivava proprio specificamente questa parte del cervello che è il cingolo posteriore, come se questo cingolo posteriore avesse proprio un ruolo nella consapevolezza implicita. Perché nella consapevolezza implicita? Perché non stavamo chiedendo ai pazienti pensi di avere la demenza, ma gli stavamo chiedendo un altro. Quindi tutto quello che era l'attivazione, controllandola, no, con le parole neutre, quindi non erano attivazioni relate al fatto che stavano leggendo le parole, quelle le avevamo tolte sottraendo appunto le attivazioni durante la condizione di semplice lettura delle parole neutre. Questo rimaneva pulito, questo dato pulito, proprio specifico per il compito di, diciamo, implicito, di eliciting, di evocazione implicita della parola. Questo cingolo posteriore fa parte di quelli che adesso vanno molto di moda nell'ambito neuroscientifico, quelli che si chiamano i resting state networks, cioè quei networks, quelle reti, quei gruppi, quelle aree che si muovono insieme di fatto o che funzionano insieme nel cervello e che si possono studiare anche a riposo, cioè il nostro cervello, anche quando siamo fermi, immobili, è comunque connesso, e le aree che poi sono quelle che si attivano per i compiti sono già lì che comunicano, che si danno la mano in un certo senso, i neuroni. Fra tutti, un network molto molto studiato, perché quello in cui è praticamente lo stato di default del nostro cervello, si chiama appunto Default Mode Network e comprende proprio il cingolo posteriore e aree della corteccia mediale frontale. E noi, ma così come moltissimi altri gruppi nel mondo, abbiamo dimostrato che proprio nella malattia di Alzheimer, quello che è il segnale di connessione, la forza di connessione dentro al default mode network è diminuita rispetto ai controlli sani, cioè nelle aree rosse, vabbè, andiamo velocemente, guardate solo qua, i pazienti con l'Alzheimer hanno una connessione, una forza di connessione inferiore sia rispetto ai controlli che ai pazienti con un disturbo di predemenza o MCI. Quello che noi, molti sostengono che il ruolo di default network sia il default, lo stato di default, no? Di base del nostro cervello è quello che ci tiene, quello che tiene insieme la consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi. Quindi da lì pensare che, guarda, che forse
è il default mode network, quello colpevole della nosognosia, diciamo il passo è breve, piuttosto immediato. E infatti questi sono dati preliminari, non pubblicati ancora, però dimostrano che più è alta la nosognosia, più è bassa la connettività intrinseca del default mode network. Questo inoltre, quello un po' strano che abbiamo visto con questi dati preliminari, questi sono dati misti di Oxford, è Dovero e di Modena, da Manuela Tondelli e il gruppo in cui adesso lavoro, che però risalgono già una decina di anni fa. Però se lì guardiamo altri networks, c'è un altro network, che è quello della salienza, quello che ci fa dare significato alle cose quando ci colpiscono, che invece correla positivamente con la nosognosia. Però non vi sto a torturare su queste cose perché le stiamo ancora studiando, magari fra 5 anni invece torneremo. Ci sono una serie di questioni irrisolte, vado velocissima. Vabbè, sono state fatte molte correlazioni, non so se ho passato questa cosa, sia con l'anatomia, sia col funzionamento cerebrale, sia con le funzioni esecutive, cioè la nosognosia la si misura in correlazione, la gravità della nosognosia con la gravità di altri sintomi o di, diciamo, del volume o della perdita del volume cerebrale, ovvero l'atrofia o del mancato funzionamento. Però ancora non abbiamo capito com'è mai che alcuni pazienti con l'Alzheimer sviluppano la nosognosia mentre altri rimangono pienamente consapevoli a parità di gravità di malattia. Poi ci sono, non sappiamo, più che ancora non sappiamo, se una persona che diventa nosognosica è perché era predisposta, cioè aveva una vulnerabilità, e se questa vulnerabilità dipende, per esempio, se sono stati capaci nella loro vita, se avevano l'abitudine o una personalità prona alla autoriflessione e alla introspezione. E poi ovviamente è una questione totalmente irrisolta, è che noi ci siamo un po' fissati, noi neurologi e neuroscienziati, ci siamo un po' fissati a voler associare la lesione cerebrale al sintomo, dimenticando il fatto che i sintomi si curano di solito andando ad alterare i neurotrasmettitori, cioè manca completamente un modello neurobiologico per la nosognosia, non sappiamo quali sono i neurotrasmettitori coinvolti. Allora faccio un brevissimo accenno a quello che è il progetto dello studio per il quale abbiamo avuto il finanziamento che Renata Azzali ha menzionato all'inizio della serata. E il progetto si intitola proprio Nosognosia and Illusions in the Diseased Brain. Quando parlo di diseased brain, recluteremo per la maggior parte pazienti con Alzheimer, ma anche alcuni pazienti con il Parkinson e la corea di Huntington. E l'idea base del progetto è com'è che il nostro cervello, ma che il cervello umano, anche se colpito da patologia, rimane capace di produrre delle credenze false. Nel caso della nosognosia, la convinzione fortissima che non ci sia nulla che non va. E quindi si chiama unaware perché ho messo insieme le parole unawareness, quindi non studieremo solo la nosognosia, ma anche i deliri di riferimento, che sono certa molti di voi sanno cosa siano, cioè l'eccessiva sospettosità o l'avere paura che i vicini rubino o l'avere paura, una gelosia, essere gelosi eccessivamente e senza ragioni fondate, insomma. Com'è che anche quando il cervello è proprio progressivamente danneggiato da una malattia neurodegenerativa, in particolare l'Alzheimer, riesce comunque a produrre questi sintomi produttivi che sono anche complessi cognitivamente e molto strutturati. Allora, una convinzione che ci siamo fatti studiando la nosognosia come neurologi e come neuroscienziati è appunto questa cosa, che l'abbiamo sempre pensata come un sintomo negativo. Abbiamo perso la consapevolezza perché c'è stato un danno a una certa area del cervello, perché siamo abituati così, noi neurologi, a studiare il cervello. Manca, viene meno l'ippocampo, viene danneggiato l'ippocampo, è importante per la memoria, infatti abbiamo un sintomo di dimenticanza, di facile dimenticanza. Ma in alcuni casi, forse questo è il caso anche della nosognosia, sicuramente dei deliri, forse dovremmo concentrarci invece sul danno, che qua ho schematicamente illustrato con questa cosina rossa, su quella che è la risposta del cervello al danno.
E forse questa risposta dipende da come il cervello l'abbiamo usato lungo tutta la nostra vita, molto prima che sopraggiungesse il danno dovuto alla malattia d'Alzheimer, per esempio. E forse è questa la chiave per capire come mai alcuni pazienti hanno una risposta magari aberrante o insufficientemente compensatoria e sviluppano, quindi sono vulnerabili allo sviluppo di questi sintomi produttivi, mentre altri pazienti o sono in grado di rispondono bene, cioè o sono in grado di compensare e quindi sono resilienti, resistono e non sviluppano questi sintomi. Quindi adesso per farvela molto molto breve, l'idea secondo me l'idea importante di questo studio, di questo progetto che dura 5 anni, sarà quella di dimostrare se è vero che la nosognosia e le delusioni vanno insieme, se appartengono, definiscono uno stesso tipologia, un fenotipo clinico, e se è vero che è colpa della dopamina probabilmente che i pazienti, soprattutto psichiatrici, hanno i deliri, non si chiama delusione in italiano, si chiamano deliri, scusatemi, allora forse anche colpa della dopamina che alcuni pazienti sviluppino la anosognosia, ma questo è da dimostrare. E per dimostrarlo recruteremo tanti pazienti con la malattia d'Alzheimer comprovata dai biomarcatori e come sempre nei nostri esperimenti, oltre ai pazienti, noi reclutiamo sempre il caregiver e gli faremo fare anche dei controlli sani, gli faremo fare sia la risonanza a riposo che dei questionari che la risonanza task-based. Scusate la lungaggine, voglio ringraziare i partecipanti a tutti i nostri studi qui a Oxford, a Modena, ovunque, partecipano con grande pazienza e devozione. Grazie ad Emma per l'invito, grazie a tutti voi per aver seguito finora, se siete rimasti sopravvissuti, e grazie al gruppo dei miei collaboratori e della neurologia cognitiva di Modena. Vorrei nominarveli tutti, ma secondo me abbiamo finito. Vi faccio notare che siamo quasi tutte donne, tranne per fortuna ci sono 2 specializzanti che alzano gender gap al contrario. Ci siamo? Qualcun sì. Altro riesce? Stop share? Mm-hmm. Ecco. Io avrei finito. Grazie, grazie Giovanna, grazie per la chiarezza espositiva. Direi che siamo riusciti a seguirti e quindi adesso siamo aperti alle domande, però vorrei forse iniziare io con una prima domanda. Che cosa noi possiamo fare per la ricerca e quello che la ricerca può fare per noi? Noi sappiamo quanto ci sia sensibilità riguardo alle famiglie, alle persone con demenza nel pensare alla ricerca per trovare una strada che aiuti ad affrontare e a curare questa malattia. Quello che la ricerca può fare per voi è, mi piacerebbe poter dire è curare l'Alzheimer, ma io credo che il mondo, lo sforzo mondiale non sia lontanissimo. È vero anche che l'ho iniziato a dire questa cosa, ho avuto quando andai a Oxford, pensavo sempre che dopo 5 anni la cura sarebbe stata trovata. In realtà sono passati 20 anni e la cura non è stata trovata, però secondo me non siamo lontani. Però la ricerca è fatta di tanti passi piccolissimi, cioè raramente succede la scoperta da premio Nobel e questa ricerca in particolare noi che facciamo è sui meccanismi. Uno dice, ma perché volete sapere i meccanismi? Ma perché vogliamo curare i sintomi anche quando la malattia ha già colpito. Magari non riusciamo a curare la malattia, ma riusciamo a rallentare i suoi effetti e riusciamo a compensare o soprattutto a togliere alcuni sintomi che siano particolarmente disturbanti. E
quello che voi, quello che le associazioni e i familiari e le persone affette possono fare, beh, credo che lo sappiate già tantissimo. Questo è una sensibilità, una demystifying science, cioè pensare che la scienza siete voi. Quando partecipate ai nostri studi, voi contribuite comunque a un'aumentata conoscenza. E non è la scienza qualcosa che viene fatta nei laboratori, c'è anche quella, ma poi dai topi poi ci sono i vari passaggi e arrivano anche a noi, ecco. E anche l'altra cosa è quindi anche nel parlando in Italia soprattutto quando io dico che facciamo ricerca direttamente con le persone affette, dicono: ah, mi fanno da cavie, ecco. Ecco, no, aiutateci a diffondere una scienza, una cultura positiva della ricerca. Quindi la parola cavia non deve essere usata, perché non è vero, nel senso, c'è tutta un'attenzione particolarissima appunto sul consenso informato, ci sono dei passaggi fondamentali, per cui non è che si... non è che si chiedono alle persone di donarsi e così, deve essere fatto in piena consapevolezza, con una consapevolezza che non è che si cambia il destino con questo specifico esperimento, ma si contribuisce a un piccolo passo, è un altro passo e così via. Da parte nostra c'è un commitment pieno a quella che si chiama open science, che è una cosa che mi appassiona particolarmente, che ancora va di moda adesso e andrà sempre più di moda, cioè una condivisione dei dataset, una condivisione delle informazioni, non tenersele, e in questo io ci credo tantissimo, perché quello che noi abbiamo raccolto facendo tantissima fatica, che i nostri pazienti hanno donato facendo fatica, tempo loro, dei loro caregiver, viene condiviso non solo con noi ma con tanti altri gruppi di ricerca. Volete che risponda? Ho risposto un po' alla tua domanda, Renata. Grazie, grazie. Poi adesso guardiamo se ci sono sì, altre. Lorenzo chiede: avevo una bisnonna che dopo una caduta non parlava più, probabilmente ictus, aveva anche Alzheimer? No, no, non è, no, nel senso, cioè, c'è il punto di domanda. Aveva anche Alzheimer? Oppure era una esclamazione se aveva anche l'Alzheimer, no, non ho capito. Le due cose sono separate comunque. Se dopo una caduta una persona non parla più, probabilmente è caduta perché ha avuto un ictus o un'emorragia cerebrale, ma le persone con Alzheimer possono averlo, ma sono due cose, due meccanismi separati. Come mai una persona la sera sta bene, la mattina le si diagnostica Alzheimer? Lorenzo, sempre non capisco questa domanda. E poi come la nostra associazione può contribuire a questa ricerca? Claudio chiede. Noi reclutiamo sempre persone e se volete beh, abbiamo una collaborazione in corso meravigliosa con la neurologia di Reggio, quindi loro sono sempre consapevoli e molto consapevoli degli studi che noi facciamo e ci aiutano sempre tantissimo. E anche quello è proprio un altro segno dei tempi, nel senso che gli scienziati adesso comunicano e si aiutano a vicenda. E quindi vi faremo sapere quando recluteremo persone con caratteristiche. La cosa brutta è che a volte tanti nostri pazienti che vengono all'ambulatorio di neurologia cognitiva di Modena vorrebbero partecipare, ma in quel momento non abbiamo nessuno studio che recluta pazienti con quelle caratteristiche e quindi sembra un po' sconfortante perché comunque gli studi cambiano e ce ne sono sempre dei nuovi, quindi vi terremo aggiornati. Possiamo fare prevenzione sulla nosognosia? Questa è Maria Pia. Io lo credo profondamente, ma non è stato dimostrato. E una delle cose che vogliamo dimostrare nei prossimi 5 anni con questo studio, che poi ci permetterà di assumere ricercatori, no? È quello di vedere se la riserva cognitiva, quindi spingendo sulla riserva cognitiva, che è un concetto piuttosto difficile, ma
Il proxy, per esempio, è il coinvolgimento sociale, l'essere attivi socialmente, cognitivamente, e anche spingendo su un certo tipo di, incoraggiando un certo tipo di atteggiamento e di personalità in risposta allo stress, si possa prevenire la nosognosia. Io credo che, non lo so, vedremo se è vero, se c'è questa associazione fra la personalità premorbosa e una tendenza all'essere ruminante, a ruminare, no? A rimurginare e la nosognosia. A Lorenzo Tramma, scusa, era una domanda quella, quella di prima, che però adesso non vedo più, sì, comunque spero di aver risposto. No, le due cose, il fatto che la nonna sia caduta e poi non parlasse più, sa di malattia cerebrovascolare, quindi ho uno stroke emorragico ischemico, ed è una cosa separata dall'Alzheimer. No, la malattia di Alzheimer, sempre Lorenzo, non si diagnostica mai da un giorno all'altro, cioè nel senso, quello che si diagnostica dipende cosa intendiamo. La diagnosi ora oggi della presenza di una patologia, per esempio Alzheimer, la si può fare anche persone che stanno bene, che lavorano e che magari hanno un disturbo lieve di memoria. In quel caso parliamo di MCI, mild cognitive impairment, associato alla presenza sottostante di patologia di Alzheimer. Quindi in quel caso, se quello era il caso della persona che conosce, potrebbe essere effettivamente una persona che sta bene, che però ha la diagnosi già. E non vuol dire che dopodomani svilupperà demenza, ma che c'è un aumentato rischio che nei prossimi anni un deterioramento cognitivo peggiori. A volte succede che una persona viene in ospedale e sembra che peggiori gravemente e improvvisamente dal punto di vista cognitivo, ma spesso poi emerge che è un deterioramento cognitivo iniziale che pian piano peggiorato nel tempo, c'era già da magari mesi se non anni, ma l'evento poi, l'ospedalizzazione di per sé o magari l'evento che ha portato all'ospedalizzazione, per esempio un'infezione urinaria, sto pensando, ha poi aggravato, che sembra quasi una cosa improvvisa, mentre prima era una cosa lieve, ben compensata. Adesso ci sono troppe domande, non riesco più a vedere quelle prime. Mauro chiede: c'è una reale correlazione tra un aumento dell'agitazione psicomotoria o confusione mentale e le fasi della giornata? Sì, ciò è vero. Cioè è vero che solitamente i disturbi comportamentali sono accentuati nel pomeriggio e sera? Sì, la domanda è sì. C'è proprio, c'è sundowning si chiama, è proprio il peggioramento durante le fasi serali o sottosera. Quindi noi caregiver, grandi illuminatori di emozioni, siamo destinati alla nosognosia. chissà, non credo, perché se siamo abituati ad un'autoriflessione, un'introspezione, secondo me in qualche modo siamo protetti. C'è familiarità per l'Alzheimer, c'è familiarità oltre ai geni noti, che comunque i geni noti sono responsabili di pochissima, la malattia geneticamente trasmessa, ci sono forme di Alzheimer geneticamente trasmesso, ma sono il 3%, no? Nell'Alzheimer sporadico c'è una predisposizione, cioè un aumentato rischio se una persona ha dei familiari affetti, e questo è probabilmente perché ci sono tanti geni che ancora non si conoscono, che sono passati da una generazione all'altra, e quindi è multifattoriale come cosa, oppure, ho letto che c'è una domanda da Enrico Ghidoni, adesso mi imbarazzo a rispondere, no, ho perso il filo. Oppure no, continuando la domanda, se c'è una familiarità è sull'Alzheimer, non sulla nosognosia. Non lo so se ci sia nosognosia, cioè io quello che credo è che ci sia un fenotipo, cioè una particolare tipologia, un particolare sottogruppo di persone che sono predisposte a sviluppare la nosognosia e i deliri di riferimento, di persecuzione. Però è un'ipotesi da dimostrare. E c'è chi ha dimostrato che i deliri
E diciamo la psicosi nell'Alzheimer, e quindi quando dicono psicosi dicono i deliri, ma anche la tendenza ad avere allucinazioni, quello sì è trasmesso da c'è familiarità nella psicosi nell'Alzheimer, però nel mio caso, nella nosognosia, non li sappiamo. La discrepanza tra Didoni, quindi rispondo, la discrepanza tra consapevolezza su se stessi verso un'altra persona. Potrebbe essere utilizzata a scopo di migliorare la consapevolezza, per esempio, in condizioni come altro. È bella idea. Scusate, non so se tutti la leggono, quindi la leggo bene. Scusa, Enrico Guidoni, che è nostro maestro, quindi mi imbarazza averlo presente. E quindi chiede se in qualche modo non ci sono studi, non che io sappia, studi che dimostrano, che dicono com'è che si fa a migliorare la consapevolezza. E Enrico suggeriva giustamente, visto che rimane la consapevolezza nell'altro, se fai vedere nell'altro i propri deficit, riesci a recuperare un pochino di consapevolezza? Ottima idea, ottima idea. O per esempio lui diceva fare vedere un filmato di se stesso mentre ha un comportamento problematico o fargli ascoltare anche un'audioregistrazione del suo delirio. È molto interessante. Quindi, ok, Maria Carolina, credo sì. Carolina si era firmata, no, noi vediamo la sua, dice noi caregiver, grandi ruminatori di emozioni, se siamo destinati alla nosognosia. Io non riesco più a vedere le domande sopra, Mauro Palvino, ma non, forse. Giovanna, ho inserito praticamente la risposta dal vivo e quindi le vedi risposte fornite alle domande precedenti. Ok. Non sono scomparse, adesso dovresti vedere le domande, quelle Come l'hanno dirette ancora da scritto? rispondere. Ok, no, allora le ho risposte tutte. Scusate, avevo paura che non ci fossero più. No, 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 credo. Nadia chiede: mia madre in fase iniziale di Alzheimer copriva la nosognosia con storie e fantasie, cercando giustificazioni. Sì, che è un po' anche. Io credo che sia normale. E questa cosa mi ha anche osservando i pazienti, proprio perché fanno così, cioè questa non quasi non è una confabulazione, ma è più un delirio perché è strutturato e non dipende dal contesto. Ci ha fatto pensare che effettivamente la nosognosia e i deliri di persecuzione, che sono sempre stati studiati separatamente, in realtà potrebbero avere la stessa origine. E in particolare una cosa che con Annalisa abbiamo sempre Annalisa Chiari, che è la mia collega della neurologia cognitiva responsabile a Modena, abbiamo sempre pensato è che ci voglia un certo grado di non consapevolezza di anosognosia per sviluppare i deliri e che spesso poi il delirio è co come se fosse una giustificazione quasi cognitiva alla mancata consapevolezza. E questo non l'abbiamo detto noi, lo dicevano anche alcuni studi negli anni 80, però adesso quello che noi abbiamo sono la possibilità di studiare i network cerebrali in concomitanza e quindi di affrontare il problema da un altro punto di vista. Non credo ci siano altre domande. Questa è la domanda di Mauro Palvino, non so se Sì, abbia sì, risposto. gli Ha avevo detto risposto. sì, cioè, Ok. sì. Grazie davvero per questo intervento, è stato particolarmente interessante anche questo argomento. Diciamo che chi lo vive come familiare sicuramente è un tema importante da affrontare, da riflettere. Grazie per
questo impegno in questa ricerca e grazie anche per la disponibilità, Giovanna, nel collaborare con noi. A noi fa molto piacere e soprattutto dopo essere stata negli Stati Uniti, essere stata in Gran Bretagna, ritrovarti qui a casa, siamo molto lieti. Sono molto contenta. Come AIMA Reggio Emilia proseguiremo dei webinar e se volete avere informazioni sull'associazione è www.aimareggioemilia.it. Potete iscrivervi alla newsletter, avere informazioni sui nostri futuri webinar. Tra le varie attività che facciamo per le persone con demenza, cerchiamo anche di fare un lavoro di sensibilizzazione per la cittadinanza, proprio perché riteniamo quanto sia importante conoscere la demenza per accompagnarla, per togliere tutte le diffidenze e gli stigmi che ci portiamo dentro. Vorremmo superare questa barriera e riuscire a poterne parlare con la consapevolezza delle problematiche, ma anche pensare sempre che abbiamo a che fare con delle persone e che dobbiamo imparare a convivere, ad accompagnarle nella nostra realtà quotidiana di cittadini. Ringrazio tutti e in modo particolare la professoressa Giovanna Zamboni. Grazie ancora e grazie anche a tutti l'equipe che collabora, compreso le persone che hanno demenza e i loro familiari che mostrano appunto la collaborazione in tutte queste attività. Quindi diciamo un grazie a tutti di cuore e al prossimo webinar. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.